Amici di Player Inside, siamo oggi qui con una rubrica straordinaria, nel senso che non era prevista, quindi è extra, ovvero esatto. Con i vostri regali. Dice, ma è tanto che non la facevate, c'è però, un motivo. Però regali da mangiare. Regali da mangiare, ci avete mandato, ringraziamo infatti Peppe Gallà e Mirko Bizzarri, Peppe Gallà che vive in Irlanda, quindi ci ha mandato giustamente cose polacche. Sì, ci ha mandato cose irlandesi e cose polacche. Vabbè, allora. Ci ha mandato irlandesi, polacche non sappiamo perché, ma va bene. Inoltre c'è scritto anche una lettera che non staremo qui a leggere perché è lunga e noiosa, va bene Peppe? No, scherzo, è bellissima. Allora io comincerei subito con queste cose qui strane, esatto. Con stavo dicendo, e l'altro Mirko invece cose dalla Toscana, veramente pregiate. Vediamo un po' tutto. Occasions mi sa molto di wow, però sono bacon fries, ragazzi. Bacon fries, cioè sostanzialmente cosa sono? Patatine al bacon. Sì, allora per la cronaca io non mangio carne, allora però. Noi non mangiamo la carne. Sì, ma c'è il sapore di bacon, non contiene bacon. Assaggiamoli, chi se ne importa. Io non mi sembra di percepire bacon, però sono buone. Ma Kevin? O'Donnell's Tipperary Hand Cooked Crisps con cheddar e cose. Il cheddar è un buonissimo formaggio proprio tipico di quelle zone, ma lo usano anche in America. Il profumo sa di pomodoro. Sanno della mollica che mia nonna usava per impanare le cotolette quando ero piccolo, che le pestava poi con quel coso che faceva ta ta ta. Io gli rubavo la mollica e me la mangiavo, perché la mollica mi piaceva più delle cotolette. Queste sono particolari perché sono verdure cioè con il sale marino. Buone ragazzi, mamma mia, buonissima. Ragazzi, queste sono la fine del mondo. E il bello è che una cosa del genere l'abbiamo già assaggiata anche qua in Italia. No, ma queste sono però buone. Queste sono squisite. Questi cookies li abbiamo già finiti. Buonissimi erano, bravo. Patate dolci con sale marino. Wow. E aceto balsamico. Abbiamo subito. Sì, ma queste cose sembrano, lo sai, non indugiare, cose super costose. Sì, lo so. Sembrano uguali a quelli. Ma tanto ha speso i soldi Peppe, quindi. Non lo so, sai. Ma non ne capisci un pezzo. Sono buone. E rimanendo in tema, prendere 8 kg in una sera, 4 formaggi. Madonna mia. Hanno questa velatura in Eternit. Giapponesi, ma nella Tokyo Tritto non ci potete mettere queste cose. Mettete a letto i bambini con un altro Sensations. Cipolla caramellata e balsamica. L'odore di cipolla, addio. Non lo so, le mie papille gustative stanno avendo orgasmi continui. Raider, manca pure la voce dall'emozione. No, purtroppo prima mi andate attraverso una cosa e ora sono così. Paluschi, mi sembrano, lo sai, i classici. Sì. Come si chiama? Pretzel? No, i pretzel sono così, vabbè. Però quelli là, no, i pretzel tondi, i pretzel lunghi. Ragazzi, un like per farmi tornare la voce, perché io devo registrare le altre cose, non è che qua. Questo è un video extra, tra l'altro del cazzo, no scherzo. È leggermente piccante o sbaglio? Chakalaka Smack Afriki X Cut. Avete capito? C'ha tantissimo di pepe nero. Buono, un sapore molto particolare, non riesco a identificare che cosa sia. Secondo me è tutta roba che poi le mutande rischiano il sangue, però è sì, veramente sì. Poi lui ci ha anche riservato questa specie di salsiccia lunga di salame che darò ai miei genitori o ai miei suoceri. Passiamo alle cose dolci, sì. Con questi biscotti al cioccolato bianco. Abbi. E al miele. Sono scaduti, chi se ne fotte? No, non sono scaduti. Infatti sono costati 2,25 euro. Hanno l'euro in Irlanda? Sì. Sono di quelli morbidi. Top. Oh, buoni, mega buoni. Ti voglio conquistare in un attimo. Milky Bar. Questo è Nestlé, no? Nestlé. Sono confettini di cioccolato bianco. Ma non è il Galak praticamente. Peppe, scusami, ma quanto cazzo hai speso per due stronzi come noi? Grazie mille. Il burro d'arachidi crunchy. Wow, quello che volevo provare, sì. Questo però non lo assaggiamo adesso perché viene un po' male. È burro d'arachidi. E siccome siamo un po' arrivati al livello, perché vorremmo provare anche l'altro pacchetto che ci è arrivato, sì. Facciamo semplicemente a vedere così una carrellata rapida delle altre cose che c'erano in questo pacchetto dall'Irlanda, ovvero Big Hoops, che sono una sorta di anelli tipo patatine al barbecue. Emerald, the original Irish caramels. Praticamente sono sono cioccolati al caramello, penso. Fantastico. Non lo so, comunque sembrano bestie. Una cosa che amo, cioè i waffle al caramello. Questi io li adoro, al Tiger li compro sempre. Fig Rolls, cioè dei biscotti che ricordano molto i nascondini del Mulino Bianco. Però sono al gusto della del fico, no.
due tipi diversi di porti. Cioè sono dei biscotti ricoperti di cioccolato. Questi alla banana e questi al mirtillo e cioccolato bianco. Al mirtillo. Questi li vorrei assaggiare. La banana? No, però abbiamo mirtillo. Proviamo al mirtillo che fa bene alla vista, solo per questo. Abbiamo il mirtillo, ragazzi, troppi chili. Come facciamo a vivere? Allora, oh mio. Proviamone mezzo a testa. Sì, sì, dai. Mangia. Sembra un ottimo biscotto rovinato dal mirtillo. Dei cioccolatini kukulka, caramelchi, cioccolatini penso polacchi. Sì. Oh mio Dio, dei confetti al wasabi. Wow, questi sono da provare, particolari, ragazzi. Ma una volta non li abbiamo trovati nella Tokyo Drift? No, non con le nocciole. O le arachidi, sono arachidi queste, non con le arachidi. Molto buone. E concludiamo il pacco irlandese con una cosa stranissima, ovvero owokami, stick al mais, però hanno anche sapore di frutta. Diciamo che tra tutto quello che ho mangiato finora, questo che era meraviglioso. Archiviato il caso Peppe Gallà, ti ringraziamo tantissimo, veramente un abbraccio. Torniamo in Italia. Mirko Bizzarri, che ci scrive da Firenze, ci manda tante cose a Firenze. Noi quanto amiamo la Toscana, quanto lo amiamo? Tantissimo. Cominciamo con i brigidini di Lamporecchio, che non ho mai provato, lo provo volentieri. Guarda, cose pregiate, solo questa confezione, signore, 84 euro. Non è vero. Ok, l'odore di cinnamon è fortissimo, di cannella. No, quale cannella? Di anice. Ah, di anice, sì. Minchia, l'anice non lo sopporto, però vabbè, lo provo. Perché io provo tutto, però questo è buono, questo è buonissimo. Poi ragazzi, bottiglie di vino a go-go che facciamole vedere, che non proveremo qui in questa sera. C'è una bottiglia di vin santo che col panforte è la morte, no, il panforte, i cantucci è la morte sua. Vin santo del Chianti DOC e Loggia dei Fiori. Questo me lo calo io. Ragazzi, quanto mi piace il vino rosso, non ne avete idea. E in questa pregiatissima confezione, cosa? Che... soffocone. Allora, dire soffocone in dialetto. Magari un giorno vi spiegheremo che cos'è il soffocone. Allora, è soffocone di vincigliata. Poi così per gradire c'è solo due magliette. Una ma di cosa? Ma dai, misura L, quindi per te. E una di GTA misura S. No, ah, non è di GTA, è Firenze. Sì, sì, è tipo fantastico. Confettura extra di frutti di bosco, che però non proveremo, ma proverò io ogni mattina a colazione. Fantastico. A me i frutti di bosco non fanno impazzire, però come marmellata sì, non è male. Ragazzi, attenzione, si sono aperti. Vabbè, non fa niente. Beh, ma sono buoni, eh. Questi sono buoni da mangiare col vin santo. Fantastico, ragazzi. Fantastico. Ringraziamo anche rigorosamente i galli, ce li aveva regalati a Modena. È vero. Oh, olio extravergine d'oliva toscano. Andiamoci a vedere, questo all'AEO si trova, allo SMA. Cialde di Montecatini. Cioè cialde di che? Le cialde, un dolce tipico della cittadina di Montecatini. Fantastico, poi prendi che ci sono altre cose. Poi, vabbè, queste le mille foglie d'Italia, le classiche, queste si ma c'è scritto qua, è un vino rosso, ma in Toscana il soffocone è il nome volgare del pomp***o. Ah, pure da noi! No, anche da noi soffo, cioè, comunque ci sono le sfogliatelle, queste le comprava la mia nonna, però le comprava alla fiera, erano scarse. Nonna, tu che compravi anche la Peio Cola e la Suco Cola soprattutto, compravi anche queste, però... Grazie. Preparato per il castagnaccio, questo è utilissimo, ragazzi. No, veramente. Ci sono i pinoli e l'uvetta. Zuppa alla lucchese. Questo ci sta. Ragazzi, Raiden è un fan delle zuppe di legumi. È vero. E quindi te la preparerò quest'inverno. Due tipi di pasta toscana. Farro della. No, pazzesco. Confezione spogliatine, quella che la nonna ha sempre in dispensa. Sa tutto. Farro della Garfagnana, quindi grande anche il farro. Allora, non si può vedere questo su YouTube, eh? Che cosa direi? Però direi di Super Joe Raiden ci siamo. Come dimensione, dici? Esagerato, vero? Questo di più, troppo, questo sì. Di più, effettivamente. Comunque, ce l'avete presente il classico pantaloncino che si trova nei negozi di souvenir? Vediamo lui come l'ha definito. Non l'ha scritto. Nei negozi di souvenir, quelli per scherzare, no? Che qua in Sicilia invece c'è scritto il padrino sono io perché siamo tutti mafiosi, eccetera, eccetera. Esatto. Loro hanno il cazzo del David di Michelangelo. Però ragazzi, io rimango basita. Ma per cosa? Perché? Cioè, Amiibo Festival. Allora, ce l'abbiamo già, però grazie. Cioè... Io non lo so, non ho parole. E io questo mi dimostra, caro Mirko, che tu mi vuoi bene. Esatto. Cioè che tu ci segui, ci conosci e l'hai fatto per me questo. Io lo apprezzo tantissimo. Cioè, non contento di averci regalato tutte queste cose. E non è finita, c'è un Amiibo. Questo non ce l'abbiamo.
Questo non ce l'abbiamo. L'amiibo di Duck Hunt. E per la gioia di caramello lo apriremo in diretta. Sì, lo apriamo. Per non, non in diretta, lo apriamo. No, in diretta ma lo apriremo. Non abbiamo tempo. E poi c'è un libro probabilmente. No, allora, il libro già ne abbiamo uno, mi dispiace. No, libri no. Ragazzi, noi non leggiamo perché ci fa... No, sto scherzando. 101 perché sulla storia di Firenze che non puoi non sapere. Sembra una classifica di Dottor Vendetta. Non ho parole. Questo video magari è stato lungo, magari non lo so, vi siete confusi, non lo so. Noi siamo veramente estasiati, esatto, dalla bontà degli oggetti, delle cose che abbiamo assaggiato, ma anche dai nostri fan che ce l'hanno mandato. Sì. E tra l'altro, ragazzi, volevamo fare anche un altro video sui regali, perché in questo non c'entrava, perché queste sono soprattutto cose da mangiare, ma sulle cose che ci avete dato a Modena e a Foggia, soprattutto a Modena e a Foggia, esatto, ci avete dato due stronzate, però a Modena. Quando io ho visto questo pacco che è arrivato appunto in casella postale e anche quello di Peppe, cioè il pacco dall'Irlanda, mi sono un po' commosso. Sì, no, no, veramente, noi ci commuoviamo sempre, perché siamo me, senza parole. A me piace quando ci fa capire che effettivamente non è soltanto voglia di mandarcele per sperare di apparire un video, ma proprio per sperare che ci piacciono, e ci piacciono, caspita. Quindi ringraziamo tantissimo Mirko Bizzarri, esatto, ringraziamo tantissimo Peppe Gallà, che tra l'altro so fare il tatuatore a Cork in Irlanda, e vi ringraziamo, bravo, entrambi, bravo. Ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno mandato un sacco di cose che raccoglieremo tutte e faremo nei prossimi video. E noi vi ringraziamo sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao.